dicevamo, scusate, ogni tanto il collegamento si interrompe, siete stati costretti a saltare, diciamo così, da una finestra all'altra, perché purtroppo non sono capace di fare di tre filmetti un filmetto solo. Scusate, per me sono rimasto un po' al 1976 per quanto riguarda l'utilizzo del computer. Non sono capace, sono purtroppo vecchio, per cui nulla, devo fare dei filmetti uno così sezionato rispetto all'altro. Ma riprendiamo il collegamento, siamo in Vianola, sullo sfondo il Sessorio Castrense e il palazzo dove sorgeva lo stadio della Pallacorda fino alla fine degli anni 40, il cosiddetto Sferisterio di Vianola. Ecco, vedete che praticamente è rimasto un albero di fronte all'attuale concessionaria Volkswagen, dopodiché c'è la totale morte di alberi. Ecco, se il camioncino Birra Peroni per favore se ne va, cioè, ma proprio qui è dovuto venire a parcheggiare, scusi, abbia pazienza. No, vabbè, mi sposto io, dicevo. Ecco, è scattato il semaforo. Praticamente è rimasto quell'alberello lì, quella specie di fionda che vedete, non c'è rimasto assolutamente un cacchio. È stato praticamente tutto tagliato. Ci sono almeno altri due ceppi, quindi altri due alberi. In sostanza erano quattro, ne sono rimasti due. Fortunatamente c'è rimasto questo, che è piuttosto strano che sia ancora qui, quello all'incrocio con Via La Spezia, dopodiché basta. E come potete vedere, insomma, a sinistra, già ve l'ho detto, non vorrei risultare noioso, ci sono appunto da 5 anni, il mese, no, proprio di questi tempi, era proprio aprile 2007 quando iniziò la cantierizzazione di Via La Spezia, quindi tra pochi giorni ricorrerà il quinto anniversario della cantierizzazione di questa via. E come vedete è rimasta solo la carreggiata in direzione Ponte Casilino, di quella che è stata progettata all'inizio del Novecento come una grande arteria di collegamento tra la Basilica di San Giovanni in Laterano e appunto la via Prenestina, quindi Ponte Casilino prima, la via Casilina e poi la via Prenestina successivamente. Non so se si vede sullo sfondo un enorme ponteggio, e sta arrivando un City Class sicuramente sul 16, perché si tratta di una vettura ancora nella livrea originale, cioè metallizzata, arancione e rossa, quindi la prima serie di City Class di Fiat 491 è sicuramente impiegata sulla linea 16, perché tutti i cessi sempre, da sempre, sono stati impiegati sulla linea 16. Signorina, non si preoccupi, è infatti una 37, non riesco a vedere quale, comunque vabbè, si tratta di una vettura della fine degli anni 90, quindi insomma ha già i suoi buoni 14 anni, per a caso 13-14 anni di servizio. È una 37 alta, quindi la 98, sì, la 98 è della... Vabbè, a questo punto il collegamento può dirsi il famigerato palazzo dei tranvieri, vabbè, lo conoscete tutti, l'asilo Savoia anche. Direi di interrompere questo collegamento, il bar che nel frattempo si sta facendo nuovo, dicevo, interrompiamo questo collegamento perché basta, oddio, l'hanno scoperto. E grazie a tutti per esservi interessati al problema del verde nel nostro quartiere, e auguro a tutti voi un futuro più verde. Grazie, verde nel senso di alberi, di verde, perché hanno bossi e non c'è sta più, mamma è da stanna restà. Quell'altro si è fregato 200 milioni, quindi insomma non è il caso di una scuola verde in quell'altro senso. Grazie e a risentirci.